Buonasera a tutti. Apriamo questa sessione di Consiglio Comunale. Passo la parola al segretario per l'appello. Marcese. Presenti, un assente, la seduta è valida. Ci mettiamo in piedi per l'inno, grazie. Passiamo alla lettura dell'ordine del giorno. Punto 1, articolo 11,6 del decreto legislativo 235 del 2012, comunicazione del Presidente del Consiglio. Punto 2, approvazione verbale della seduta dell'11/10/2017. Punto 3, variazione al bilancio di previsione finanziaria 2017-2019. Punto 4, interrogazione e interpellanze. Punto 5, comunicazione del Sindaco. Passiamo quindi al punto 1, comunicazioni del Presidente del Consiglio. Con provvedimento numero 27.101 del 5/7/2017, il Prefetto di Brindisi accertò, ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 11 del Decreto Legislativo 31/12/2012 numero 235, la sussistenza di una causa di sospensione di diritto dalla carica di Sindaco del Comune di Erche nei confronti di Giuseppe Antonio Salvatore Margheriti. Successivamente, con nota acquisita al protocollo del 12/10/2017, il signor Giuseppe Antonio Salvatore Margheriti comunicava al sindaco facente funzioni, al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale che, in merito al procedimento numero 4129-12 RGNR numero 2922-13 GIP, il giudice del Tribunale di Lecce sezione GIP Group in data 10/10/2017 ha disposto l'immediata revoca della misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti dello scrivente, tanto per i provvedimenti conseguenziali. In pari data il segretario generale disponeva la pubblicazione all'albo pretorio online del provvedimento del Tribunale di Lecce per la durata dei giorni 15, cui provvedeva il responsabile delle pubblicazioni in data 12/10/2017, con la pubblicazione numero 966 del 2017 per il periodo 12/10/27/10/2017. Con nota protocollo 11.625 del 12/10/2017, il segretario generale comunicava alla prefettura l'avvenuta pubblicazione, chiedendo se, in aggiunta a ciò, fosse necessario un esplicito intervento del prefetto di revoca dell'atto di sospensione numero 27.101 del 5 luglio 2017. Con nota del 16/10/2017, acquisita al protocollo generale 17/10/2017, la Prefettura di Brindisi ha chiarito che l'articolo 11,6 del Decreto Legislativo 235 del 2012 prevede la pubblicazione del provvedimento di revoca della misura coercitiva all'albo pretorio e non contempla l'intervento del prefetto, come invece previsto dal precedente quinto comma. Visto l'articolo 11,6 del Decreto Legislativo 235 del 2012, per il quale prevede, alla fine del periodo,
In tal caso la sentenza o il provvedimento revocano deve essere pubblicato nel laboratorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina. Essendosi già provveduto alla pubblicazione del proprietario, comunicato a questo Consiglio Comunale la nota 10 ottobre 2017 del Tribunale di Lecce, sezione dei giudici per l'indagine preliminare, ad oggetto ordinanza di revoca misura coercitiva degli arresti domiciliari dei confronti di Margherita Giuseppe Antonio Salvadora, nato a Brindisi l'8/8/71, residente in Erche in via Marconi numero 30, attualmente detenuto dagli arresti domiciliari, con la quale il cancelliere del Tribunale comunicava al comando stazione Carabinieri di Erche quanto segue. Si trasmette per l'esecuzione e per quanto di competenza l'unito provvedimento di revoca a misura in atto emesso in dato odierno nei confronti del nominato in oggetto, con immediata liberazione se non detenuto per altro. Si invita pertanto Margherita Giuseppe Antonio Salvadore ad entrare e riprendere il suo posto di sindaco all'interno di questo organo. Prego, sindaco. Grazie Presidente, buonasera a tutti e ben ritrovati. Siamo al punto 2, approvazioni verbali della seduta dell'11/10/2017. Ci sono interventi? No, passiamo quindi all'approvazione. Ognuno per la propria competenza, chi è a favore? No, tranne il sindaco. Passiamo al punto 3, variazione del bilancio di previsione finanziaria 2017-2019. Relazione, Assessore Saracino, prego. Buonasera a tutti. Per quanto è all'oggetto la variazione di bilancio, verificata di apportare la variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017-2019, l'esigenza di variazione è nata proprio perché nell'andamento relativo all'acquisizione di nuove entrate ci sono stati maggiori trasferimenti dello Stato e quindi che ha evidenziato maggiori entrate e delle sopravvenute esigenze di spesa relative. Quindi per quanto concerne l'anno 2017 avremmo nella parte entrata 117.732,06 derivanti da 106.698.000 euro di fondo perequativo dello Stato e in più 10.700 euro di assegnazioni di fondi per facilitazioni di viaggio. La stessa cosa per quanto riguarda delle variazioni di diminuzione, quindi in sostanza sono delle previsioni di bilancio che non contemplano o che non hanno contemplato nessun impegno fino adesso e quindi sono state cancellate. Quindi per il 2017 abbiamo i totali a pareggio che riguardano sia la parte entrata e la parte spesa di 220.000 euro, cioè 619.89. Per il 2018 è un semplice invece inserimento di una futura entrata e una futura spesa che riguarda appunto il progetto che l'Ufficio Lavori Pubblici sta presentando in Regione per la riqualificazione della biblioteca. E quindi per il 2018 avremo un'entrata e una variazione di bilancio pari a 421.463 euro. Mentre per quanto riguarda il 2019 abbiamo semplicemente la diversa imputazione a capitoli diversi di soltanto 10.000 euro, quindi non variando e alterando assolutamente l'equilibrio di bilancio. Come potete vedere dai documenti, il prospetto di verifica di vincoli di finanza pubblica è rispettato. Agli atti è arrivato anche il parere del revisore positivo e quindi per me non c'è altro da dire. Quindi queste sono le variazioni in prospetto, insomma, delle future spese e nuove entrate del bilancio di previsione 2017, 2018, 2019.
Grazie Assessore, ci sono interventi? No. Passiamo quindi a votazione. Chi è a favore? 9. Contrari? Astenuti? 2. 9 favorevoli, 2 astenuti, consiglio approva. C'è l'immediata eseguibilità, Leo? Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favore? 9 favore e 2 astenuti. Passiamo al punto 4, interrogazione. Relazione del consigliere Polito. Prego consigliere. Buonasera a tutti. Allora, l'interrogazione che noi presentiamo stasera muove ha come argomento il famoso impianto di pale eoliche che sono già operative dal 2010, se non sbaglio, e per la quale fu stipulata una convenzione nel lontano, la prima convenzione risale al 2005. In quella circostanza fu fatta questa convenzione, ma come succede spesso fatemi passare questa battuta, qui nel comune di Recchia si prende come oro colato la convenzione che viene, il testo che viene preparato dalla ditta proponente la convenzione stessa, la società che gestisce in questo caso le pale eoliche. Perché dico questo? Perché nel testo della nota legale che la società, che è lo studio associato legale in difesa della società eolica Erchie, se non sbaglio è questo il tema, il nome definitivo della società, fa risalire ancor prima della stipula della convenzione stessa una serie di normative che dicono: guarda che ci sono delle normative che risalgono al 2003-2012, cioè in tempi antecedenti alla stipula della convenzione stessa, per le quali normative non è possibile che il comune di Erchie, al comune di Erchie vengano date delle royalty. Ciò confermato e avvalorato ancora di più da normative susseguenti che chiaramente non è il caso qui di elencare. Che cosa dice questa nota legale? Questa nota legale, faccio un piccolo excursus per i cittadini, che cosa dice questa nota legale? Dice che le royalty non sono più possibili averle, dare al comune di Erchie, ma se si è disponibili noi possiamo dare delle compensazioni cosiddette territoriali, di compensazione territoriale, cioè di lavori che l'amministrazione individua e che la società, nella misura al massimo del 3%, come dice del 3% dei proventi comprensivi degli incentivi vigenti, eccetera, eccetera, è disponibile a dare. Finisce questa nota legale dicendo di aspettare una nota da parte, un cenno di assenso da parte dell'amministrazione per concordare, per vedere, eccetera, eccetera. Questo risale a febbraio del 2016 la nota legale. Abbiamo fatto delle interrogazioni noi successivamente per dire cosa intendesse il Comune di Erchie proporre in risposta a questa nota legale. C'è stata una delibera di giunta contestualmente all'incarico che si dava agli avvocati Calzolaro e al suo studio per affrontare due questioni: la due diligence, cioè la questione riguardante l'impianto di compostaggio, cosa bisognava fare, quali iniziative proporre per l'impianto di compostaggio, e l'altro incarico riguardava, come dire, la difesa da parte del gruppo, da parte della società stessa, da parte del gruppo dello studio legale che difende la società stessa, per fare gli interessi del comune riguardo alle compensazioni riguardo all'impianto eolico. Ricordo brevemente che
in base a quella convenzione fatta in tempi lontani, sarebbero dovuti entrare 8.000 euro a pala. Sono 18, sono 18, se non sbaglio, le pale, 8x8 64, dovrebbero entrare circa 200.000 euro all'anno, sono 15, 8x5, 20, cioè sono 120.000 euro all'anno, cioè dal momento in cui la società è diventata operativa, quindi con produzione di energia. A dire la verità, ma giusto per sintetizzare, il sindaco subito dopo ha fatto tramite l'avvocato Quinto una nota come per dire come mai non vengono questi introiti, ma chiaramente c'è la normativa al riguardo che era antecedente e susseguente alla stipula della convenzione stessa. Mi chiedevo io, da notizie che ho io, perché può darsi pure che non sia a conoscenza di altre notizie. Il pendolo principale è l'incarico, come dire, con impegno di spesa relativo per gli avvocati per questi due impegni è stato fatto. Che noi sappiamo, si sta portando avanti soltanto la questione, la difesa dell'ente per quanto riguarda l'impianto di compostaggio. Mi chiedevo, per quanto riguarda questo, gli introiti, le agevolazioni, le compensazioni, questa discussione con la società, con questo gruppo, per avere le compensazioni territoriali per il comune di Erchie, l'avvocato Castolare mi sembra che non abbia fatto niente, che noi sappiamo. Nel frattempo è stato fatto qualcosa? La domanda in sintesi era questa. Grazie consigliere, risponde il sindaco. Prego. Posso, Presidente? Quando si parla di energia e di ambiente, Erchie c'è sempre un problema. Allora, noi nel 2005, all'epoca ricordo che io ero il vice sindaco, non ero il sindaco di questa amministrazione, abbiamo approvato in consiglio comunale uno schema di convenzione luglio 2005. Dico le date perché è importante per l'iter che stiamo seguendo. Luglio 2005 approviamo uno schema di convenzione che è previsto al punto numero 4 della convenzione, che le aziende che eventualmente dovevano lavorare e avevano i requisiti per farlo dovevano essere aziende locali. Punto numero 9, si stabilisce delle royalties di 8.000 euro, 8.000 euro più IVA a palo. Questo la manifestazione di interesse e l'approvazione dello schema di bilancio, siccome questa autorizzazione era un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, prima di avviare l'iter della conferenza di servizi serviva la disponibilità politica del territorio su cui dovevano subentrare le pale. Ecco perché prima di avviare la conferenza di servizi serviva il consenso da parte dell'amministrazione comunale, consenso che c'è stato dietro l'accordo della convenzione. Nel frattempo, a ottobre, precisamente il 15 ottobre 2005, la Corte Costituzionale chiarisce che i comuni non possono mediare, non possono incassare, non possono contrattualizzare rimborsi o ristori dal punto di vista economico con le società che svolgono come attività la produzione di energia elettrica, nello specifico anche l'eolico. Nel frattempo, noi, non sapendo niente della sentenza della Corte Costituzionale che chiarisce, a novembre si firma materialmente la convenzione tra il sindaco Massimo Prima e l'amministratore di Eolica Erchia. Si va avanti nella conferenza di servizi che si chiude, se non erro, nel 2012. A dicembre 2012 va in funzione l'impianto. Nel frattempo, non essendo stati rispettati né uno e né l'altro punto convenzionali, prima con una nota dell'avvocato Quinto e poi con incarico dato all'avvocato Bonsegna e non all'avvocato Calzolaro, perché in quell'occasione la due diligence davamo l'incarico a Bonsegna per l'eolico e l'incarico a Calzolaro per il
compostaggio. Allora, con, diciamo che con Calzolaro l'attività sul compostaggio si sta facendo, si sta vedendo. Con Bonsegna ancora c'è stato un discorso di strategie da portare avanti, perché è vero che subentra la Corte Costituzionale prima della firma della convenzione, però l'accordo del Consiglio Comunale era precedente all'uscita della legge costituzionale. Siccome la Regione ha portato avanti quella convenzione e ha accettato quella convenzione, se era illegittima, la Regione stessa avrebbe dovuto dire: vedi che tra i punti della convenzione questo non si può mettere perché è illegittimo. E invece quella convenzione è andata avanti ed è valida ancora fino ad oggi. Poi c'era il punto della compensazione che dicevano loro. Allora, stiamo cercando di quantificare il danno per la comunità di Erchi, che scaturisce da 48 milioni di euro di lavori effettuati. E su 48 milioni di euro di lavori effettuati bisognerebbe stabilire quante delle aziende locali avrebbero potuto partecipare a quei lavori. Sicuramente il Movimento Terra, sicuramente più di qualche carpentiere, cioè si sta facendo una cernita su quelle che potevano essere i lavori da dare sul territorio. In più bisogna fare una quantificazione in termini di ristoro ambientale per quelli che sono le anni, là avevamo stabilito, se non erro, per 20 anni, i 120.000 euro all'anno per 20 anni, inglobare una cosa e l'altra e chiedere un ristoro adeguato, così come fece Terna, che alla fine riuscimmo a raggiungere 500.000 euro da poter spendere in tappetini proprio per un discorso di ristoro ambientale. La stessa cosa cercheremo di fare con Eolica, una volta però che abbiamo le idee chiare per quantificare il quanto, per poi stabilire la percentuale da per poter ristorare il territorio. Io credo che entro l'anno sicuramente riusciremo a quantificare e a fare le richieste ad Eolica. Grazie Sindaco, prego. Invito le persone dietro, ci sono posti avanti, se volete accomodare ci sono posti avanti. Giusto per ribadire che sono passati quasi 2 anni dalla nota legale. Beh, il tempo trascorso, 2 anni, la dice lunga sulla, come dire, sulla apatia, non lo so, probabilmente abbiamo altri sguardi volti altrove, non mi sento di dire altro. Siccome sicuramente un contenzioso abbastanza delicato e lungo per ricostruire un percorso edilizio di un'azienda privata, quindi si è dovuto rifare richiesta, hanno fatto richiesta gli uffici per vedere tutte le aziende che hanno lavorato, quanto hanno lavorato e quanto hanno fatturato. Le fatture non ce le abbiamo noi, ma ce l'aveva Eolica, quindi questo via vai di documentazione sicuramente ha ritardato un po' più quelli che erano i tempi. Proprio qualche giorno prima che avvenisse quello che mi è avvenuto purtroppo, io mi ero incontrato a Lecce con Bonsegna proprio per chiarire il da farsi su questa strategia. Non mi sono rincontrato, ma penso di rivedermi quanto prima. Grazie Sindaco. Ci sono ulteriori interventi? No. Passiamo al punto 5, comunicazione del Sindaco. Prego. Diciamo che le mie comunicazioni si collegano al primo punto, perché credo è giusto chiarire qualcosa e ringraziare qualcuno anche in questo periodo di vacanza mia. Innanzitutto un ringraziamento va all'amministrazione, a Chiara in primis, perché ha dovuto sostituirmi, l'ha fatto degnamente, e credo che non era facile in un contesto come quello che si sta vivendo Erchi e come quello che stavano vivendo tutti loro soprattutto. Molti di loro erano la prima esperienza, è un'amministrazione che nel suo percorso credo che ha attraversato tanti ostacoli e che egregiamente a mano li sta superando. A febbraio si inizia con i famosi contestazioni al personale per i cartellini e con le denunce per le denunce a me, a Chiara e a Ivan. Dopo 6 mesi, 7 mesi tutto svanisce, però i ricordi restano, perché restano ricordi delle manifestazioni in piazza, restano ricordi di chi si vuole sostituire alle istituzioni e alle leggi che regolano le istituzioni,
con quelle famose ormai di moda raccolta firme, i vari manifesti, le varie accuse sulla inefficienza della parte amministrativa, sulla inefficienza nel controllo del personale, ne abbiamo sentiti tutti i colori. Nonostante dal primo giorno ho sempre difeso tutti e almeno nella prima occasione ho avuto ragione a poterli difendere, perché sapevo quello che si faceva, sapevo di chi si stava parlando, nonostante più volte abbia rimarcato che dietro la parola dottoressa, dottore, ingegnere, architetto c'è un uomo e c'è una famiglia. Però in causa di tutto questo, pur di colpire l'amministrazione, si è sempre voluto attaccare, si è sempre voluto infendere, si è sempre voluto diffamare e si è sempre cercato di screditare. La stessa cosa è avvenuta a me. Il 4 luglio sono stato portato via alle 3 di notte, come il peggiore dei delinquenti, credo. Non sapevo per cosa fosse, uno dei motivi era l'eolico, appunto. Solo per aver voluto e cercato di far tutelare quelli che erano gli accordi con l'amministrazione di Erche, dietro anche una sollecitazione da parte della minoranza, della maggioranza e dei cittadini. C'è stato qualche mio intervento inteso come abuso di potere, perché avevo fatto un'ordinanza per sospendere i lavori e ripristinarli perché si stava scavando in una strada senza autorizzazione. Quello è uno dei motivi del capo di accusa, così come altri motivi sulla zona PIP che vedono interessati me e l'ex consigliere Margheriti per discorsi, per intercettazioni ambientali tra alcuni tra l'azienda che doveva lavorare ad Erche, che parlava di me, parlava all'epoca dell'ex vice sindaco, però non c'era nessuna intercettazione tra me e loro o tra Domenico e loro, ma c'erano soltanto delle discussioni fra di loro. Allora, questo non sarò io a chiarirlo, né questa è la sede di giustificarlo, ma mi affido pienamente all'operato della magistratura. Voglio soltanto, così come ho già detto, ho chiarito tutta la parte economica, fiscale e tecnica che poteva in qualche modo, che doveva giustificare sia il mio flusso bancario per le attività che svolgevo. E tutto il resto è stato chiarito e non è stato sicuramente contestato da parte della magistratura. Restano le discussioni, le intercettazioni da due persone estranee, al quale sicuramente non posso rispondere né posso sapere perché parlavano di me. Però ripeto, non è questa la sede, non sono io a dovermi giustificare, mi affido alla magistratura e sono sereno, perché così come è avvenuto la prima volta, sono convinto che anche la seconda volta la mia coscienza è pulita e vado avanti a testa alta guardando a uno tutti negli occhi. Detto questo, voglio ritornare al discorso di prima. Quell'amministrazione che per più di qualcuno non era riconosciuta, perché non eletta dai cittadini, perché Chiara non era la titolare a farsi chiamare sindaco, perché i cittadini avevano scelto Giuseppe e non avevano scelto Chiara, ma ricordo a tutti che Giuseppe aveva scelto Chiara come suo sostituto in caso di sua assenza, e in questo caso la sua assenza era rappresentata da Chiara. Quell'amministrazione fatta di ragazzi che era inutile che stessero perché stavano facendo del male al proprio paese, voglio dire che forse in 3 mesi hanno fatto meglio di quanto sicuramente sarei riuscito a fare io, perché si sono conclusi i lavori alla scuola, materialmente e fisicamente si è provveduto in parte alle pulizie e nel totale trasloco della scuola, e mi riferisco al presidente, mi riferisco a Chiara, mi riferisco a Angela, mi riferisco anche ai consiglieri comunali, Angelo, tutti che hanno partecipato materialmente a spostare i tavoli e a trasferire la scuola. Si sono conclusi i lavori della Grazia di Redda, così come si sono conclusi i lavori della via Savoia, si è partecipato al bando di rigenerazione urbana ed è stato regolarmente presentato il progetto tra mille difficoltà. Il 3 venerdì sarà inaugurato il centro unico di cottura.
si sono presentati due progetti per l'efficientamento energetico della Giovanni Pascoli e della Collodi, si stanno portando a termine il progetto per un milione di euro di strade e di opere pubbliche e 60.000 euro che si sono riusciti a rastrellare dai vecchi mutui con la Cassa Depositi e Prestiti. Si è arrivata alla determinazione di mandare alla Regione, alla Autorità di Bacino e alla Procura per le inadempienze da parte dell'Autorità del Bacino di Caserta, perché ormai è da più di un anno che hanno la documentazione riferita al piano di assetto idrogeologico e senza di quello non si può portare a termine il piano regolatore. Nel frattempo però si è provveduto ad avviare regolarmente il discorso della mensa che non si era lunedì, il trasporto scolastico, il campo sportivo, si sono rifatte e riparate le tribune, cioè tutti i lavori che, o meglio tutte le incombenze ai quali quotidianamente dovevano essere pronti a superare, l'hanno fatto egregiamente. Beh, io devo dire grazie, ma dovrebbero dire grazie a tutti gli altri, perché un'amministrazione che va a casa, e questo è stato uno dei motivi che mi ha portato a resistere per 100 giorni in casa, e sarei stato al 300 finché non si sarebbe trovata la soluzione, ma non avrei mai mandato a casa questa amministrazione, fatta di ragazzi, molti dei quali, dicevo prima, la prima esperienza, che hanno creduto in me, che continuano a credere in me, che con passione e dedizione, si sa che in una squadra molte volte ci sono attriti, specialmente quando si è agli stessi livelli, e serve il capo, serve il vertice per calmare, per attutire, per cercare di risolvere i problemi, gli screzi che quotidianamente possono sorgere. Beh, è stata una squadra che, anche se non c'era un capo virtuale che era Chiara, si sono andati d'accordo come non mai, hanno lavorato con passione e dedizione, lasciando attività, lasciando famiglia, lasciando tutto, mettendosi a disposizione dell'amministrazione, quindi del comune di Erchia, perché volevano portare avanti quel progetto e perché ci tenevano a fare bella figura. Vi posso dire che la bella figura è stata fatta. In tutto questo voglio ricordare che si sono chiusi forse 400-500 mila euro di contenziosi aperti, no? Tra Monticava, Massari e tutto il resto. La biblioteca, è stato fatto un altro progetto che sarà ripresentato entro il 20. La pubblica illuminazione, credo che la prossima settimana possiamo deliberare con Consip per la gestione e la messa in sicurezza per 9 anni della pubblica amministrazione. Cioè, non sono mai stati fermi. E dicevo prima, la mia convinzione a resistere, a stare, era proprio quella. Primo, avevo e ho la coscienza pulita e non mi sentivo di dire me ne vado a casa così come mi veniva chiesto, perché potrei reiterare. Non c'era niente da reiterare perché non avevo fatto niente. Secondo, voleva dire mettere un marchio su tutti loro per dire siamo andati a casa a causa di un'amministrazione in cui il sindaco è stato arrestato. Allora, questo mi ha dato la forza di andare avanti e sono orgoglioso e soddisfatto di averlo fatto, perché alla fine credo di aver trovato un'altra famiglia, un'altra... Quando ero a casa mi arrivavano quotidianamente, attraverso i familiari, attraverso gli avvocati, il supporto e manifestazione d'affetto da parte di tutti. Così come arrivavano anche quelli che però mi raccontavano, quando usciva mia moglie, quando usciva mia madre, oggi c'è il comizio, oggi c'è la raccolta firme, oggi c'è quello, oggi c'è quello, oggi c'è quello. Volevo soltanto ricordare a questi signori, come ho detto prima, dei dipendenti, lo dico dei politici, che dietro c'è un uomo. Vorrei ricordare a quei signori, anche l'altro giorno, per me, prendo per buono perché stava arrivando Halloween, quindi è stato anticipato, forse per l'impossibilità di qualcuno a poter partecipare. Però andare sotto casa di quello che ancora non era il sindaco, era Giuseppe Margheriti. E nella stessa casa c'era moglie e figli, con canzoni goliardiche. Allora io vorrei capire se il problema è l'amministrazione o i problemi del paese, perché se il problema è l'amministrazione, da oggi in poi l'amministrazione andrà per la sua strada,
un impegno che ha preso con i cittadini, non vengo meno agli impegni. Porterò avanti ogni battaglia, e mi riferisco al compostaggio, ma lo faremo secondo le nostre intenzioni, nel rispetto della volontà che ho già dimostrato ai cittadini, ho detto ai cittadini, quello di fare il possibile per poter bloccarlo rispettando le leggi. Quindi divertitevi, continuate a raccogliere firme, continuate a fare balletti, continuate a fare le sfilate, l'amministrazione lavorerà, alla fine il risultato si vedrà, se l'amministrazione ha giocato o se c'è qualcun altro che dietro il compostaggio vorrebbe la testa del sindaco, perché la testa del sindaco penso che se è scappata sul giro nel 2020 se ne parla, almeno così mi auguro. Detto questo, credo che un altro ringraziamento lo devo fare al segretario e a tutti i dirigenti e dipendenti, perché anche in questo contesto in cui mancava una guida, supportata sicuramente da Chiara, tutti, così come gli assessori e consiglieri, hanno fatto più del loro per portare avanti quegli indirizzi che gli erano stati dati, che avevamo dato proprio forse qualche giorno prima dei miei arresti, attraverso l'indicazione dei PEG, l'entità di indicazione di Cristo. Detto questo, io credo che oggi, per me almeno e per la mia amministrazione, è una giornata di festa. Spero che lo sia anche per il Paese, che riviva una fase di serenità e che in qualche modo ci permetta di lavorare per il bene dei cittadini. Grazie. Grazie sindaco, prego consigliere. Credo di parlare, anzi se parlo, parlo a nome personale, come ho sempre fatto chiaramente. Da parte mia è stato sempre ribadito il rispetto per la vicenda umana personale e per il rispetto dei figli, della famiglia, dei parenti tutti, dei parenti più stretti. Se da parte di qualcuno, e se parlo e io chiaramente parlo a nome personale, è stato ribadita la questione del sindaco, è solo per le ripercussioni che tale situazione, che l'allora situazione, e che si trascina anche adesso dal mio punto di vista, e adesso poi vi spiegherò i motivi sinteticamente, cioè le ripercussioni che detta vicenda, ripeto, sempre nel rispetto della vicenda umana, personale, figli e quant'altro, non si augura a nessuno di vivere quell'esperienza, ha dal punto di vista politico per la cittadinanza. Vedi sindaco, ha usato la parola vacanza, ma da quel che mi risulta, dai più, è stata percepita come una vacanza. Cioè, in quella situazione in cui il sindaco ha torto, ha ragione, passa per quell'esperienza, cioè la maggioranza non avrebbe dovuto avere, no, il rispetto per la cittadinanza stessa e dire: signori, facciamo un consiglio comunale monotematico e spieghiamo le motivazioni per cui dal nostro punto di vista si ritiene opportuno continuare. Secondo me sarebbe stato un atto doveroso verso la cittadinanza e di rispetto per la cittadinanza, io credo. Quindi quando lei ha parlato di vacanza, dai più è stata percepita come una vacanza vera e propria, è come se lei fosse agli Hawaii. Ma non è stata interpretata, l'ha detto lei, e io ho usato, mi faccia parlare, mi faccia parlare perché qui se no poi perdiamo il filo. Quindi io personalmente non la considero una vacanza, ci mancherebbe altro, per le motivazioni che le ho detto, io ho usato il suo stesso termine, ok? Prima questione, mi permetto sindaco, come ho già ribadito in altre circostanze, che non voglio entrare chiaramente in questioni giuridiche che non mi competono, ci mancherebbe altro, e come ho detto in altre circostanze, no, anche se avessi le conoscenze giuridiche, non mi permetterei di entrare nel merito perché non conosco le carte, quindi ci si affida alla magistratura. Ma quando si dice da più parti che tutto è stato chiarito, tutto non è stato contestato nulla dalla magistratura, ripeto le sue stesse espressioni, beh, io credo che, come ben sappiamo, la questione è in itinere, no? Bene,
Io glielo auguro, francamente, io glielo auguro, ci mancherebbe altro, che riesca a, come dire, a chiarire tutto nelle sedi opportune, che non sono quelle che lei ha attraversato sinora, no? Come ben sappiamo. Ok? Quindi, che cosa voglio dire con questo, al di là dell'augurio? Che rimane, e mi faccio portavoce dei cittadini, no? Al di là della cieca fiducia che buona parte dei cittadini hanno nei suoi confronti, ma è una stima così personale, al di là delle vicende umane, ma succede a tutti, no? O meglio, al di là delle vicende giudiziarie, uno ha stima, è amico, io ti credo, sei un amico, stop, io ti credo, stop a quello che mi dice. Ma al di là di questo, rimane in un'altra buona parte di cittadini il dubbio e l'ombra. Il dubbio e l'ombra. Spero che su questo la maggioranza è d'accordo, no? Fino a quando la questione non sarà chiarita. E glielo auguro per lei che chiaramente si risolva nel migliore dei modi. Lei ha elogiato, come dire, l'operato dei ragazzi che alle prime armi, eccetera, eccetera, hanno fatto il loro dovere, pur con quelle, come dire, con quelle limitazioni che parlavo prima. Ok? Il Consiglio Comunale, secondo me, sarebbe stato opportuno. Invece è stata percepita come una vacanza. Andiamo avanti. Lei parla anche di, in maniera molto più ampia, di impegni che hanno rispettato, impegni che probabilmente sono contenuti nel programma elettorale che la maggioranza da lei capeggiata ha vinto le elezioni nel 2015. E lei ha messo in evidenza alcuni punti, ma quanti altri punti non sono stati rispettati? Li dobbiamo elencare? Non è il caso. Due parole, perché poi ogni occasione, ogni sede, merita l'elogio, la discussione che è più confacente. Saranno, discussioni in fase di comizio, in occasione di comizio e quant'altro, non è questa la sede. Mi permetto però di affrontare brevemente, visto che lei ha pure menzionato, la questione del compostaggio. Lei ha menzionato, non entro nel merito di commenti che ha torto ragione su chi è stato l'autore o su chi è stata l'autrice, non mi interessa niente. Quello è, mi allontano da quell'espressione. È stata definita da lei quella manifestazione di sabato una sfilata. Perché una sfilata? Sfilata, detta così, nel termine positivo, è buono, è un termine positivo, ma spieghiamoci i motivi perché è stata fatta quella sfilata, no? Una parte di cittadini, buona parte di cittadini, ritiene che quell'impianto di compostaggio, con le caratteristiche che noi sappiamo, non sta da fare. Ok? Hanno manifestato democraticamente. Al di là di qualche eccesso, ma preliminarmente uno non può mettere tutti in riga e dire mi raccomando, ok? Al di là di qualche eccesso, eccesso. No, avevo capito cesso. Al di là di qualche eccesso, ma questo succede a tutti. Lei dice di fronte a casa di un sindaco che non era ancora sindaco. Però noi sappiamo benissimo che lei già operativamente stava qui sopra, sindaco, ma ci dobbiamo prendere in giro, sindaco? Chiedo scusa. Quindi, non ha detto nulla, però al di là di quello che sappiamo, di quella delibera di giunta con l'incarico fatto... con il quale si è dato incarico a Calzolato di fare appello al Consiglio di Stato... Non si è detto nulla in questo, da parte vostra, in questo mese di attesa, perché il 30 novembre c'è l'udienza, no? In questo mese di attesa, cosa si intende fare dal punto di vista ufficiale? Chiedo scusa, mi faccia finire. Dal punto di vista ufficiale, perché al di là di quei brevi discorsi che noi ci siamo scambiati, di quelle parole che ci siamo scambiate, al di là dei tentativi che tu hai fatto,
a sentenza del TAR avvenuta, di andare a parlare con la provincia, e dal mio punto di vista non era opportuno, perché nella provincia si doveva agire diversamente prima, in tempi debiti, adesso, in questo mese di attesa, che cosa si intende fare? Si attende passivamente? Che cosa si ha intenzione di fare? Perché poi ai cittadini interessa questo, sindaco. Grazie, consigliere. Prego, sindaco. Giusto per chiarezza a tutti, che si è fatto? Il caffè, il sindaco, tutte le mattine lo prendeva a casa e me lo faceva mia moglie. In quella manifestazione forse qualcun altro poteva dirmi come il caffè del carcere. Io il carcere non l'ho fatto. E chiudo la questione. Cioè, giusto per non dire caso offessa, non ci ha già capito. Qualche altro mi può spiegare com'era il caffè nel carcere? Io no. Perché grazie a Dio oggi il caffè ogni mattina e quando mi alzavo nel pomeriggio me lo faceva mia moglie. Primo, tu rappresentavi l'istituzione insieme a un altro consigliere ed eri in quella manifestazione, e quando si è in una manifestazione non ci si può dire io non c'ero. Tu eri e partecipavi ai cori gogliardici, ad Halloween e allo carnevale che stavate facendo. Per chiedere cosa? Per chiedere cosa? Per ritirare la convenzione. Io voglio sapere oggi, tu sei d'accordo a ritirare la convenzione? Mi può rispondere? Sei d'accordo a ritirare la convenzione? Aspetto una risposta. È da un pezzo che non vedevamo questo tuo comportamento. Sta demagogia, sei d'accordo a ritirare la convenzione? Stavi là a chiedermi di ritirare la convenzione. Sei d'accordo a ritirare la convenzione? Sindaco, io ho chiesto, in questo mese di attesa, cosa intende fare? Dottore, a Ruggiuno stivi sotto a casa mia, con i manifesti, con ritiro la convenzione. Sei d'accordo tu, come consigliere comunale, a ritirare la convenzione? Sindaco, dobbiamo discutere o dobbiamo fare casino? Vogliamo discutere, voglio solo una risposta. Sei d'accordo a ritirare la convenzione? Abbassiamo. Voglio una tua risposta. Sindaco, abbassiamo i toni. Abbassiamo i toni, sindaco. Prego, prego, rispondi. Allora, hai finito di fare intervento? No, voglio sapere, vuoi ritirare la convenzione? Qui non è un dialogo tra te e me, ok? Se è valida la convenzione, se il ritiro della convenzione, se non è valido il ritiro della convenzione, ci si deve sedere di fronte a intorno a un tavolo e si deve discutere. E perché, se non è il discorso della convenzione, stavi partecipando a quella manifestazione, chiedendomi insieme alla consigliera Roma, perché l'obiettivo era quello di revocare la convenzione. Allora, se lei ha visto le parole che ho detto io. Purtroppo non c'ero, ho visto gli striscioni. Dietro a quegli striscioni c'eri anche tu. Allora, dove bisogna andare oltre gli striscioni, bisogna andare e sentire quello che uno ha da dire. Privatamente qui, quando non eri ancora sindaco, come dici tu, perché mi hai chiesto alcune delucidazioni? Perché mi hai chiesto alcune delucidazioni? Non ci arrivo là. No, un momento. Ripeto, facciamo un discorso organico, no? Allora, quelle delucidazioni, no? Mettiamole in pratica, le affrontiamo, vediamo quale strada sia più percorribile, perché un mese passa subito, sindaco. Un mese passa subito, ok? Allora, io ti ho proposto anche, ti ho fatto una serie di proposte, tu mi hai chiesto chi fossero quegli specialisti del settore che in altre circostanze hanno, e mi dai i numeri telefonici, mi hai detto. Allora io credo, sindaco, che io lì per lì, figurati se per la cittadinanza non faccio, noi siamo qui per fare il bene dei cittadini. Però mi chiedo, con tutta la vice segreteria che c'hai, che in altre circostanze si è adoperata per trovare quello, come mai in questa circostanza ci arrivo io e non ci arriva la tua vice segreteria e la tua segreteria? O chi si adopera per la ricerca dei numeri telefonici o altre esperienze in internet? Cioè, io te le posso pure dare. Guarda, io ho tutto qua con riferimenti telefonici. Ok? Ma non mi si deve dire poi, dare la colpa come è successo in altre circostanze, il dottore Pulito mi ha dato quelle cose. Allora, che facessero la ricerca, se siete ancora d'accordo a seguire quella via di quella consulenza tecnica, scientifica, tale che tu, sulla base della quale tu
devi, come dire, far valere la tua, il tuo ruolo, funzione di massima autorità sanitaria locale, se si vuole perseguire. Per me è unica ancora quella, perché quella tua capacità di allora, quel tuo ruolo, quella tua prerogativa vale ancora adesso, vale ancora adesso, e puoi sempre riaprire l'AIA, perché puoi aver cambiato idea sulla base però di una relazione tecnico-scientifica valida, fatta da esperti del settore. Ecco, al di là delle risposte botta e risposta che non servono a nulla, no? Cioè, vogliamo riunirci? Vuoi dare delle direttive? Volete? Sicuramente lo farai, ma cioè, me lo auguro. La mia preoccupazione è che un mese passa subito, e nel caso in cui la sentenza del Consiglio di Stato confermerà la sentenza del TAR, e nel caso in cui, perché ce lo dobbiamo aspettare, e la cosa diventa definitiva, quali sono le soluzioni? Cioè, noi dobbiamo dare delle risposte pratiche, dobbiamo dare, al di là dei battibecchi, tu con me, io con te, se partecipavo alla cosa, se non partecipavo, cioè qui dobbiamo andare sul pratico dobbiamo andare, perché il tempo stringe. Prego, signora. Allora, la risposta se devo o meno ritirare la convenzione non mi è arrivata, che sia chiaro. Oggi io ho incontrato insieme alla maggioranza l'avvocato Calzolaro, sicuramente oltre al ricorso che pende vicino al Consiglio di Stato, fra qualche giorno ci sarà qualche altro, però siccome avete gli avvocati vostri, mi sono stancato di rincorrere e poi di essere inseguito che sto facendo delle strategie a favore delle aziende, a favore. Allora, siccome c'è un comitato impersonalizzato nei 5 Stelle che ha il suo legale, andate avanti per il vostro legale. L'amministrazione, io vi dico che anche se andrà male il ricorso al Consiglio di Stato, l'altra soluzione ce l'ho. Poi, quando saranno pronti gli atti, li vedrete pubblicati. Nel frattempo, il sindaco facente funzione, tre giorni fa, il giorno dell'inizio dei lavori, ha già messo in mora l'azienda per quanto riguarda l'inizio dei lavori, disattendendo a quello che era un punto della convenzione, e cioè la modifica CER dei codici per la lavorazione dei fanghi, che a differenza di qualche vostro illustre luminare avvocato che diceva che i fanghi devono essere tolti, se i fanghi vengono tolti basta una letterina per dire devo togliere i fanghi, la ditta sta a posto. Se deve modificare invece i fanghi deve riaprire l'AIA, e siccome nella convenzione è previsto che al punto 2 che la ditta si impegna alla modifica del codice CER, dei codici CER, a questo serve la convenzione. Se io la revoco, gli sto facendo un piacere, perché non c'è più nessun atto che può regolamentare i rapporti tra me e loro. Poi un vostro legale la pensa diversamente, pazienza, io mi fido del mio, fidatevi del loro, però ripeto, così come al TAR o al Consiglio di Stato, nulla vieta che ormai il comitato possa camminare con le sue gambe e fare tutti i ricorsi che vuole. Sicuramente, dopo la pagliacciata dell'altro giorno, che ha evidenziato una chiara volontà politica da parte del comitato impersonalizzato nei 5 Stelle, questa amministrazione col comitato non vuole più niente a che fare, questo sia chiaro. I consiglieri comunali hanno diritto ad acquisire atti pubblici della pubblica amministrazione, ma le decisioni le prende la maggioranza. Poi al traguardo vediamo, il compostaggio non si fa grazie all'Anna Macina e ai suoi seguaci, o non si fa grazie a questa amministrazione. Questa è una sfida che faccio stasera. Grazie. Presidente. Grazie sindaco, prego assessore. No, dottore Volito, io non intervengo mai, ma con tutto il rispetto lei continua a parlarci e predicare la coerenza in questo Consiglio Comunale di giovani inesperti, ma io le voglio ricordare che in questa campagna dell'impianto di compostaggio, che Erchie
manifesta contro questa amministrazione sostenendola come una vergogna di questa città. Io dimostrerò che forse amministratori così onesti, seppure inesperti, non ce ne sono mai stati ad Erchi. Volevo ricordarle che lei oggi si schiera contro il no all'impianto di compostaggio. Ebbene, si può anche cambiare idea, ma è grazie a lei che dobbiamo ringraziare insieme, sicuramente anche al nostro sindaco, se questo impianto di compostaggio si è voluto ad Erchi, non grazie all'assessore Argese, che ha approvato solo una convenzione che nulla a che vedere né rappresenta un atto propedeutico alla fine della realizzazione. Il mio auspicio è che il cittadino comune possa discernere la speculazione politica che si sta facendo dietro questo impianto di compostaggio, anche perché lei ha approvato la manifestazione di interesse a voler realizzare l'impianto di compostaggio nel 2014, quando io ancora non ero neanche un'amministratrice. Oggi si schiera contro l'impianto di compostaggio, scende, ed è un suo diritto farlo, contro l'impianto di compostaggio ci sta, ma il corteo dell'altra sera era revocate la convenzione. Lei scendeva invocando la revoca della convenzione, oggi le chiediamo revochiamo insieme la convenzione, cosa che noi non vogliamo fare per i motivi che più volte abbiamo spiegato, anche se questa amministrazione non vuole l'impianto di compostaggio, ma stiamo cercando il rimedio migliore affinché non ci siano danni alla cittadinanza e alla collettività. Le chiediamo se dobbiamo revocare la convenzione e lei non risponde. Allora, i due piedi in una scarpa, dottore Polito, non si possono avere, mi dispiace. Grazie assessore. Prego. Finalmente abbiamo mosso, si vive un po' di democrazia. La discussione in Consiglio Comunale è bella. Allora, intanto una precisazione. Nella manifestazione di interesse del 2 aprile 2014, se non sbaglio, io non c'ero. Quella del 2012 era estremamente generica. Ok? Chiedo scusa, ma la convenzione, la firma della convenzione, chi l'ha fatta? Chi l'ha fatto la cosa? E allora, chi ha messo il sigillo sulla via del lavoro? Dottore Polito, la convenzione non è un atto propedeutico, non l'ho dato io. Silenzio, se l'avessi alzata quella manina che rialzerei, o non l'avessi alzata quella manina, l'impianto oggi sarebbe fatto. Sai qual è la differenza? Che il comune di Erchi sarebbe restato a guardare, avrebbe solo subito. Oggi io forse, nel momento in cui il Consiglio di Stato confermerà la sentenza del TAR, quella sarà l'unica arma, forse, che Erchi avrà per poter porre fine all'impianto di compostaggio, e questo avremo modo di dimostrarlo, signor dottor Polito. Francamente non la sto seguendo. Dottor Polito, la convenzione regola i rapporti tra la società e l'ente, punto. Non è un atto che dice realizzate l'impianto di compostaggio o non realizzate l'impianto di compostaggio. Allora, nell'autorizzazione AIA, non so se lei l'ha letta, o si è limitata soltanto ad alzare la manina. Con tutto rispetto, ok? Ascoltami, al di là delle battute. Nell'autorizzazione AIA, il sindaco ha, in fase di conferenza dei servizi, ha detto: guardate che io prima che i lavori abbiano inizio, no? Io voglio che sia fatta una convenzione e quello è un fatto positivo. Vuoi dire? Solo che nella stipula, nella stesura di quella convenzione, e che qui la storia si ripete, che quella convenzione non è stata fatta dall'amministrazione, né è stata fatta congiuntamente a quelli della ditta, è stata fatta unicamente e unilateralmente dalla ditta. E a questo mi riferivo quando io ho detto all'inizio, la storia si ripete, è successo col villaggio Argentone, mi faccia finire, se no perdo il filo, poi può controribattere. Okay? Ma la commissione l'ha fatta lei, non io. Quale commissione? La commissione ai fini della realizzazione e della redazione della convenzione del compostaggio. Le commissioni che sono state fatte? Certo. Allora, se lei ricorda... A cui io non ho neanche partecipato, perché non ne facevo parte. Ascolta, in quelle commissioni, lei forse non lo sa, ma qualcuno mi ha messo in bocca delle parole che io non ho detto assolutamente. Meno male che io sono, leggo... non andiamo oltre, perché poi... chiamiamo in causa. È sua abitudine andare oltre. Ascolta, consigliere. Sono così calmo. Discutiamo democraticamente. In quella convenzione, nella fase finale della convenzione, qualcuno ha cercato di tirarmi per la giacchetta. Ok? Non avevo detto nulla di ciò nelle sedute di commissione precedente. Ho subito puntualizzato, altrimenti sarei stato coinvolto direttamente, senza volerlo, in tutta la vicenda. Al di là di questo, ascolta, qui ripeto,
non entriamo nel merito del, cioè nel merito in, in magagne, vicende, se no ripercorriamo tante cose che non è il caso, sì, okay? Se no poi dobbiamo e poi se no poi andiamo, andiamo fuori, fuori di tempo, eccetera, di se no poi dobbiamo rivedere tutte le autorizzazioni dell'AIA, dobbiamo rivedere il parere del sindaco quale, in base al decreto al, all'articolo 215 e 216 del regio decreto, e non è il caso. Dai, sono cose che speriamo, speriamo in un modo o nell'altro si chiariscono e vengono chiarite e vengono spulciate. Adesso, ripeto, non vi invanghiamo nel passato, andiamo avanti. Io ho chiesto semplicemente, altrimenti ripercorriamo tutti i consigli comunali che abbiamo fatto precedentemente, e non è il caso, stanno nei verbali dei consigli comunali, indirettamente se li vado a leggere, perché adesso, grazie a Dio, è tutto registrato. Qui, ripeto, il sindaco ha detto che sono approntati altri provvedimenti, sono in procinto di fare altri provvedimenti e ce li teniamo per noi. Perché se li deve tenere per loro, cioè per sé? Cioè, è questo concetto che non riesco a capire io. Quando l'installazione dell'impianto di compostaggio interessa a tutti i cittadini, me li tengo per me e poi vediamo chi la vince. Qui non si tratta di chi arriva primo. Qui non si tratta di chi arriva primo. Sono stato il più bravo io, sei stato il più bravo tu. Ok? Qui non si tratta di questo. Cioè, non ritengo che bisogna fare questo ragionamento. Qui si tratta di arrivare tutti per primi, allo stesso traguardo, che è la non installazione dell'impianto di compostaggio. Dal punto di vista medico, dal punto di vista tecnico-scientifico, abbiamo dissertato tanto. Ok? Dal punto di vista operativo, e gliel'ho detto, il sindaco, anche in questa fase può far valere il suo ruolo di massima autorità sanitaria locale, può riaprire l'AIA con validi motivi, dimostrando, documentando un valido motivo. Il valido motivo è che si faccia fare una relazione da uno di quegli esperti che smonti le varie autorizzazioni che sono state fatte, che smonti l'autorizzazione che è stata rilasciata da Epifani c'ha anche le sue colpe. Qui, chi più chi meno, abbiamo tutti le stesse colpe, abbiamo tutti le nostre colpe. Può darsi che le abbia pure io, ma a me non interessa adesso chi è il colpevole, di chi è la maggior parte delle responsabilità. Qui si tratta di, se no rimbanghiamo nella puzza, cioè nel fango, e sentiamo la puzza, come si può dire, per fare riferimento ad una metafora. Io consiglio il sindaco, ma ripeto, me l'ha chiesto allora il sindaco, ma può darsi che allora non era ancora sindaco e ha dimostrato più umiltà. C'era pure lei. Benissimo. Allora, io posso lanciare proposte. Io, la maggioranza, ci mi faccia finire, la maggioranza siete voi. Però, ripeto, per me la strada da seguire è quella, se vogliamo fare qualcosa insieme. Che poi, come dire, nessuno è depositario del sapere assoluto. Nessuno è depositario del sapere assoluto. E allora io vi ho consigliato anche di eventualmente, visto e considerato il risultato, l'esito di questa sentenza del TAR, eventualmente di sentire un altro amministrativista. Eventualmente non sono io in grado di valutare il suo lavoro, ben inteso. Io vi ho detto che cos'è che mi ha colpito da parte dell'avvocato Calzolaro, la sua irremovibilità. Cioè, allora, la questione è questa: se io ritengo di essere depositario, che io ho ragione in tutto e per tutto, che io sono il depositario della verità assoluta, io non vado da nessuna parte. Unendo le nostre piccole forze può darsi che arriviamo a qualche cosa. Posso? Allora, dottor, sicuramente io faccio tesoro di tutti i consigli, come faccio tesoro e farò tesoro anche di quello che ci siamo detti qualche giorno fa. Quindi noi già stavamo avviando, se non fosse successo, l'inizio dei lavori. La strategia da adottare, siccome è successo già nel primo ricorso, che qualcuno ha tirato in ballo nel ricorso alla convenzione, e questo sicuramente ha messo in difficoltà il mio avvocato e anche quello del comitato, e lo sappiamo tutti, visto che dal primo giorno ho sempre detto che è una partita a scacchi non so giocare, ma gioco a dama. Se io ti dico una mossa che devo fare e ci sono tanti spettatori,
già uno degli spettatori potrebbe essere anche quello dell'impianto, che sa già domani qual è la mossa mia. Questo è il motivo per cui non lo rendo pubblico. Ti ho detto che fra qualche giorno, 10, 15, prima del 30, sicuramente ci saranno altri atti da valutare, che saranno agli occhi di tutti, compreso dei consiglieri e di tutta la popolazione, che ostacoleranno ulteriormente questo impianto. È una strategia di difesa, non è perché faccio io e decido io. Così come non è escluso, ripeto, in questa fase che avvia anche un discorso per fare una rivalutazione, per eventualmente avere in tasca la possibilità di far riaprire l'AIA. È riferito a quello dell'altra sera, della Procura della Repubblica. La Procura viene quasi ogni giorno a prendere carte del compostaggio, quindi non c'è bisogno che glieli mando io, perché hanno già tutto, e spero che vadano a fondo, perché anche io credo che qualche cosa non mi torna, però non sono io a dover dire niente, né l'autorizzazione è mia. Quindi se però alla Procura ci si scrive per denunciare soltanto chi ha dato un parere urbanistico e non per far chiarire qual è la posizione di chi ha rilasciato l'autorizzazione, e qua ritorno nella speculazione politica, se si denuncia il comune di Erche sol perché ha dato un parere urbanistico e non si chiede alla Procura di valutare l'autorizzazione provinciale, beh, mi credo che il bersaglio da colpire è Giuseppe e l'amministrazione sua, e non l'interesse eventualmente a bloccare quella benedetta o maledetta autorizzazione. Poi, così come ti ha colpito la fermezza con cui l'avvocato Casolaro difendeva la sua ipotesi, la sua tesi, anzi non la sua ipotesi, a me mi colpisce la fermezza con cui si continua a dire ritirata la convenzione. Però siccome io e l'amministrazione ci siamo affidati a Casolaro, che guarda caso condivide con Musio, che era, non so se è ancora, l'avvocato del comitato, cioè io vado per la mia strada affidandomi, così come in qualche occasione, credo qualche giorno fa, ho chiesto a te dei consigli per un amico comune, perché sei del settore, e credo che mi ci debba ben fidare nell'altro settore di chi in qualche modo ha un titolo per farlo, che è sicuramente un avvocato specializzato in questo tipo di attività, e non che ci si mette anche noi parlando. Quando siamo usciti fuori dal discorso professionale tuo, tu umilmente, giustamente, hai detto: guarda, il mio compito, io sono esperto fin qua, però c'è qualche altro esperto e specializzato in quel settore che sicuramente sa dire meglio di me. Siccome è un amministrativista, lo voglio ripetere, insieme a Musio sono degli amministrativisti non improntati amministrativisti, beh, io mi fido di quelli, non vi dispiacete. Grazie. Io per me ho concluso, Presidente, no, stasera siamo a mezzanotte. Grazie. Prego. Solo per ribadire che a quella sfida a cui ha fatto riferimento pure lei, che ho detto nella manifestazione di sabato, come in altre circostanze hai preso fascicoli e le portate in procura per questioni molto meno importanti, Ma non faccio riferimento a questioni personali, perché poi si sono risolte in una bolla di sapone, non solo per la procura, ma anche per la direzione sanitaria mia. Lasciamo perdere. Andiamo avanti. Non è di questo che vogliamo parlare. Allora, le posso dire una cosa? Che nell'esposto che io ho fatto in procura riguardo l'impianto di compostaggio ho fatto riferimento ad una serie di personaggi che in qualche modo dal mio punto di vista sono responsabili, ma chiaramente dal mio punto di vista è il mio parere, vagliate, ho detto io, vagliate, perché ci si deve porre in questa ottica nei confronti della cosa, per cui non ho fatto riferimento soltanto a lui, ho preso una serie che da quel mio punto di vista sembrava opportuno chiamare in baula, cioè in causa, per poter vagliare. Cioè tutti gli elementi, oltre a richiami normative, responsabilità, presunte responsabilità personali.
dei singoli soggetti che in qualche modo sono entrati. Per cui da questo punto di vista non puoi dire, almeno io non ritengo di essere coinvolto in questa in quel riferimento che ha fatto lei. Io non ho fatto un riferimento ad personam, io ho fatto un riferimento a varie persone. Mesa. Non sto dicendo, ma riferito alla procura, per dire che già la procura è notiziata, però forse è notiziata su obiettivi da colpire diversi da quelli che forse hanno effettivamente le responsabilità. E tra l'altro, sempre a seguito dell'atto che ha fatto Chiara, nel rispetto di quelle norme anche urbanistiche, che in qualche modo, perché se è vero come è vero che la convenzione ha un valore giuridico, si deve rispettare perché fa parte dell'autorizzazione, quindi d'ufficio quasi scatta la denuncia alla Procura della Repubblica se dovessero emergere degli abusi, e questo può essere uno dei motivi degli stessi abusi. Quindi grazie, arrivederci. No, io l'ultima cosa, giusto per quanto riguarda il messaggio che ho voluto passare sabato durante la manifestazione, che era appunto quella del ritiro della convenzione. Come lei ben sa, consigliere Polito, il ritiro della convenzione sarebbe un danno per il comune, perché è una tutela, ce lo siamo detti tra di noi, ce l'ha detto il nostro avvocato, ce l'ha detto il vostro avvocato, quindi è un messaggio, voglio dire, che è passato erroneamente. Va bene, grazie, chiudiamo la seduta, buonasera a tutti.